zucchero si è rappreso in un'unica palla da 6 kg. Ma puttana, il male! Non è una... Bomba ragazzi, bentornati in un video con Ambra. Come potete sicuramente ricordare, se non lo ricordate è perché non avete visto i video, quindi andate a recuperarli. Vergogna. Dove mangiamo i cibi del mondo, esploriamo le nazioni attraverso il cibo che noi abbiamo comprato. Perché dovete sapere che di recente siamo stati in Germania, a Berlino. Berlino, allo zoo. Non siamo andati allo zoo. Vabbè, è il famoso zoo di Berlino, cioè... C'erano 3000 altre cose, ma... E quindi abbiamo trovato dei cibi che ci sono sembrati un po' particolari. Facciamo un video, li assaggiamo e avveleniamoci. E avveleniamoci. Alla fine del video scopriremo qual è il cibo più disgustoso che si può trovare in Germania. Ognuno di noi deciderà che cosa deve assaggiare l'altro. Quindi... Ci sono dei buchi in questo video, non so come mai. Quindi chi comincia? Tu, perché io sono cavaliere. Allora, io desidero... Tutto così lo devi fare. Sì. Ti farei assaggiare qualcosa che potenzialmente ti può piacere o disgustare moltissimo. Vendono il pollo in lattina. Bello. Oh. È tipo spuntì. All'odore si presenta... Pollesco. Cosa hai scoperto? 29 grammi di grasso. Mortacci. Quindi è buono. È strutto, per Dio. Pappa per gatti. Quindi chi se lo accaparra? Lui. Perché io non mangio la carne. Quindi il tuo giudizio era positivo. Ma il di gusto sì, è positivo. In realtà non è male. Secondo però... me su una bruschetta ci sta un è botto. È tipo patè. Tocca a te. Hi Barbie. Dovete sapere che Ambra va matta, folgorata per gli orsetti. Per gli orsetti questi di gomma, che però sono fatti con la colla di pesce. Quindi quando li ha trovati fecani ha detto: ah, queste sono fatte con colla di piante probabilmente. 100 grammi hanno 52 di zucchero. Ah, te lo mangi? Nice. Io li ho mangiati gli orsetti gommosi in vita. Ti danno quella sensazione di gommoso. Questi no, hanno la consistenza del budino secco. Andiamo avanti. Bene Ambra, smetti di mangiare. Ah, era bollito. Five five. Prima che lo scelga lui per me, qui strategia, attenzione, punterò sulla massima malvagità possibile. Questa roba noi l'abbiamo comprata appunto a Berlino, l'abbiamo ficcata tutta in valigia e siamo riusciti a farla passare dai controlli, ma secondo noi alcune cose sono schioppate con la pressione suppongo a causa della velivolo. Pressione. Questo vasetto in realtà era zucchero filato, per cui lo zucchero si è rappreso in un'unica palla da 6 kg. Mia, è piombo. Ma io che devo fare con questo? Lo devi mordere. No, sì. Ma non esiste. Ti vuoi avere più fame dopo. Mamma mia, che vergogna. Sembri il Grinch quando gli danno le torte. È un sasso. La definizione più corretta è zucchero. Lasciate che controlli. Zutaten. Che significa che merda. Taten sono gli ingredienti. Colorante verde. Fine degli ingredienti. Zucchero e verde. Quindi chi se lo accaparra? Ambra. Va bene, adesso però tu fai una cosa molto simpatichella. Ti mangi queste daraghi di wasabi. Oh. No, buh. Attenzione, c'è una regola speciale in questo momento. Questi qui vanno mangiati quattro insieme. Ma te sei scemo. Comincia se Paolo. Se lo fai tu sì. Vai. Auf Wiedersehen. Siete pronti, prendete i vostri quattro. Tu no, devi prima tu. Prima da solo. Paolo. Quattro, non uno. Ma puttana, è male. Che buoni. Vabbè. Ambra, effettivamente toccava a lei, quindi... Ma tu ne mangiati quattro insieme, stai bene, ma... Ma mangiati quattro insieme, stai bene, ma che sei fatto, sei partito! È tuo. Molto buoni comunque, mamma mia, perché sono dolci? Piccano, dolci, non si sa, boh! Dai, tocca a te. Troviamone uno schifoso. E allora... Mi sono toccata gli occhi. Già. Allora, per vendicarmi di questo maltrattamento che ho subito... Ma erano buonissimi. Paolo, stai zitto. Desidero testare qualcosa di inimmaginabile, è l'aggettivo corretto, questo. Ah, è vero, abbiamo trovato tipo le tagliatelle ai funghi, ma... tipo istantanee. E anche questo è esploso in viaggio, quindi io spero che ci siano ancora dei funghi e non solo della pasta. Sa di morte. Sono dei funghi. E ci metterò l'acqua grazie a questo bollitore di Prozis che avevamo già preparato. Sei mucciaccia. E quindi adesso io lo metterò da parte. Bravo.
Ah, va bene. Voilà. Ecco il bello. La merda sulla merda. Andiamo avanti. Qua. Assaggiamo questi. Cioccolatini di Aschenputtel. Sono animali questi. Hund è il cane. Hund. Hund. È la D questa. Sì, ma si legge T. Questo è il gufo. Il gufo si chiama Uhu. E legge come si dice gatto. Cazzo. Questi li ho comprati io e sono i cioccolatini di Aschenputtel, ovvero Cenerentola, perché Aschen sono le ceneri e Puttel... Era una mignò. Vieni, cioccolatini. Allora ho preso l'Hunt e il Richen. Sono buoni. Dai, Ambra, scegli tu. Allora, secondo me le tagliatelle sono pronte. Sembra vomito. Bon appetit, che non mi ricordo in tedesco come si dice. La Spindenzanzen. Però sono di carta. Ah, poteva andare peggio. Me li tengo io questi, va. Non ho niente in contrario. Senti, rifacciamoci un attimo la bocca. Tu pigliati un biscotto di Prozis. Mi prendo una mandorla di Prozis. Perché dovete sapere che su Prozis c'è il cibo buono. Tedeschi che ci state ascoltando, potete ordinare anche voi su Prozis, perché spedisce in tutta Europa. Col codice sconto MERLUZ10 potete avere anche voi in Germania del cibo buono e salutare, anziché sta roba qua. Ci sono anche delle cose per avere più forza su Prozis. Ambra non utilizza il codice sconto MERLUZ10. Un biscotto grande come una pizza. Siccome io te voglio bene. Io sei da Germania a Napoli. Vorrei che tu provassi questa fantastica ciambella. In realtà, una pizza. Per la Germania è una pizza. È una ciampizza. Però ha un bello aspetto. Ma è buona. Sorprendentemente buona. Vabbè, secca perché di una settimana fa. Cambio io. Io ora vorrei capire una cosa, però. Hanno i Klingdorfler Würstchen. Hanno i würstel in lattina. Apriamo. Sono come i cetrioli di Mocio, ma sono würstel. No. Però questi vanno cotti. Dillis, per non farci morire, cucinerai i würstel. Ma qui c'è un altro würstel, ma è da solo. Perché? Te sei mangiati tu. Questo è vegano. Sa di würstel. Che buono. Ora però proviamo la pannocchia barbecue. Che salsina c'è? Barbecue. Ma sono già impregnate di barbecue. Beh, cosa potrà mai andare storto? Credo alla percentuale di zuccheri. Vieni a mamma, dai un morso. Tada, guarda che belli. Questo è l'ultimo piatto. Mentre Ambra continua a mangiare la pannocchia. Non la buttiamo, se la mangia Claudio dopo. Sono due, una la mangerà. Pronta? Da. Non li mangiavo da così tanto. Buoni. Un po' acquosi. Acquosi. Sono dei gavettoni. Ok, adesso è il momento di eleggere il migliore e il peggiore dei cibi tedeschi che avete selezionato. Per me, a mani basse, il würstel vegano. Molto più buono di questo che carne. E io sono d'accordo. Ma qual era il peggiore? Tra tutto ciò che non era il würstel vegano. Il pollo spalmabile non era male. Secondo me sul pane fa la sua figura. La pizza, nonostante sia passata una settimana, si è mantenuta bene. Quindi il peggiore è... la pannocchia. Questo scelto io era buono. Questo che era stato dato a me era buono. Tu stai dicendo che erano buone le cose che hai assaggiato tu o quelle che hai scelto tu? Io sto dicendo che io ho vinto e tu hai perso. E quindi tu devi mangiare la pannocchia. Quindi Ambra deve mangiare la pannocchia. Maurizio toccherà. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video con altre specialità dal mondo. Dipende dai viaggi che faremo. Rimanete sintonizzati per vedere se sopravviviamo. Pronta? 1, 2, 3. Ok, questo video è finito, ma non è finita tra di noi. Clicca su queste splendide immagini per guardare altri contenuti che ho impacchettato personalmente. Dai!